vecchio solo amico di Polari, da tanti anni, solo che quando eravamo in via in Piazza Palermo, dalla serie storica di Polari. E questa sera è un argomento un po' diverso da già il solito, astrobiologia. Claudio Bernardoni, che è relatore, biologo, entomologo, collaborante con l'Università di Scienze Naturali, quindi è appassionato di astronomia e di biologia. Quindi andiamo insieme due cose e impariamo tante cose. Grazie. Claudio, grazie. Allora, astrobiologia. Astrobiologia è una tra virgolette, scienza giovane che si avvale sinergicamente di altre scienze più affermate come la fisica, la biologia, la chimica. Lo scopo dell'astrobiologia è quello di cercare forme di vita al di là del nostro pianeta. Diciamo, la vita ci siamo sempre domandati tutti fin dall'inizio della storia e anche prima se c'era qualcosa, alzando gli occhi al cielo, se esisteva qualcosa oltre la Terra. E devo dire che una risposta all'astrobiologia c'è. Posso dirvi che la vita nel cosmo esiste anche una forma di vita intelligente, e ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo sul nostro pianeta. Finora l'unica cosa certa è quella che la vita c'è perché la conosciamo sul nostro pianeta. Non abbiamo idea, e questo adesso non funziona, come al solito quando fate. Vediamo un po'. Ecco, no, ho scattato. Cioè, storicamente già abbiamo filosofi che si domandavano qualcosa, se potesse esistere qualcosa oltre la Terra. A parte Democrito che parlava appunto degli atomi, già Epicuro riteneva che essendoci un numero infinito di atomi, questi legandosi tra di loro potessero dar vita a infiniti mondi. Aristotele invece la pensava completamente diversa, perché lui con le sue quattro elementi diceva che se ci fossero stati altri mondi e tutti questi elementi naturali non si sarebbero mossi verso il centro del moto e via dicendo. Così, sposando Aristotele, per secoli tutti dicevano che non esisteva niente al mondo. Lucrezio, che era aveva ripreso, e cosa succede? Io non sto toccando niente, eh? No. A posto? pensava che la vita potesse esistere perché in tutto l'universo, perché la vita doveva essere fatta di atomi, perciò doveva esistere in tutto l'universo, no? Poi arriviamo a questo signore qua. Questo signore qua, poverino, sappiamo benissimo che fine ha fatto, Giordano Bruno, perché lui affermava che Dio nella sua immensità non poteva aver creato solo la Terra, ma la vita doveva essere anche su altri pianeti, dovevano esistere altri mondi come la Terra. Per andare su cose un po' più scientifiche, ovviamente Galileo diede una botta a tutte le varie idee, diciamo un po' strane, che però per l'epoca non erano strane, di tutta questa gente qua, e a seguire poi abbiamo, nei tempi più moderni, Schiaparelli con i suoi canali di Marte, e in coda Lowell, grazie a una traduzione sbagliata di canali, perché in inglese canali sono sia canal che channels, gli uni sono artificiali, gli altri naturali, la traduzione li tradusse artificiali, pertanto il buon Lowell, che è nascosto, si è nascosto perché è un po' timido dietro
quel cosino lì, aveva dato, diciamo, aveva lanciato questa idea della vita su Marte, di una civiltà in decadenza che stava cercando di sopravvivere con questi canali per l'acqua, perché già all'epoca capivano che l'acqua su Marte non era così abbondante come si poteva pensare. E da lì nacque poi tutta una letteratura, soprattutto fantascientifica, sugli abitanti di Marte, no? Quello che da ragazzo mi piaceva leggere era Burroughs, l'autore di Tarzan, il quale aveva scritto una serie di romanzi, di romanzetti su disavventure di un cowboy che era finito su Marte. Fin qui abbiamo filosofi, astronomi, finalmente entra in gioco la biologia. Questo signore qua, Joshua Lederberg, premio Nobel a 33 anni per la medicina, perché la biologia non c'è il premio Nobel, aveva praticamente pubblicato un articolo nel 60 dove scriveva che l'esobiologia, all'epoca si chiamava esobiologia, non è più fantastica della realizzazione dei viaggi spaziali stessi, no? E abbiamo la grave responsabilità di esplorare le sue implicazioni per la scienza e per il benessere umano. Da quel momento in poi, la NASA nasce, penso, o nel 58 o nel 60, più o meno, comunque quasi in contemporanea con quello che scrive Lederberg, inizia la NASA a interessarsi di esobiologia, e in tutte le missioni, bene o male, cerca di mettere sia la parte spaziale che la parte esobiologica. Ai giorni nostri se ne interessano tutti, tutte le grosse agenzie spaziali, diciamo che puntano tantissimo sulla ricerca della vita nel cosmo. L'ESA, i nostri amici russi, la Cina, la NASA, tutte le varie agenzie spaziali, bene o male, hanno delle missioni che finalizzate alla ricerca della vita. E in effetti, in giro per quello, come riesco a spostarlo? Si è scoperto che esistono tantissime molecole organiche che possono essere probiotiche in giro per l'universo, sia in nebulose distanti che nelle nostre vicinanze, sulle comete o sugli asteroidi in giro per il sistema solare. Ma a un certo punto ci si chiede che cos'è la vita, no? La vita, purtroppo non ha una definizione, univoca. Uno dice la vita è questo, questo, quest'altro. Noi tutti sappiamo che cos'è un essere vivente, però se dovessimo, darne una descrizione scientifica, avremmo delle difficoltà. Ci sono diverse descrizioni. Una, ad esempio, qui siamo di nuovo da capo. Oh. Chissà perché questi giocattoli funzionano quando li provi a casa e poi quando sei qui che non mi cambia la diapositiva per sé. Questo l'ho preso da Treccani, no? Dove dà un discorso anche, no, torno indietro. Indietro di una, ci provo io, non so se sono io o sei tu. Praticamente non tocco più niente. Vabbè, restiamo qua. Sostanzialmente, un qualche organismo organizzato che riesce, io la faccio molto sintetica, a fare copie di se stesso. Fortunatamente non sono tutte copie uguali, perché ci sono dei piccoli errori, interagisce con l'ambiente, non è
in equilibrio termodinamico, tende a interagire con l'ambiente e a lasciare. Eccolo qua. Sono nel modo organico e dà loro capacità di crescere, sviluppo, movimento autonomo, autoregolazione, metabolismo. Praticamente ha un metabolismo, si riproduce e soprattutto sottostà alla selezione naturale. Sottostà alla selezione naturale e la selezione naturale può agire su questo individuo proprio perché questo individuo nel riprodursi, che può essere sia forma sessuata che sessuata, non fa esattamente una copia esatta perfettamente di se stesso. E pertanto la selezione naturale riesce a, non volontariamente ovviamente, a selezionare soggetti che diventano più adatti o meno all'ambiente in cui si trovano. L'unità di base della vita è la cellula. Ora cerco di dare un'idea un po' così sommaria, no? Giusto per poi poter ragionare insieme su cosa ci si può aspettare al di là del nostro pianeta. L'unità della base della vita è la cellula e senz'altro sarà così anche altrove perché abbiamo bisogno di un contenitore che possa permettere delle reazioni chimiche. Che però questo non sia completamente stagno e interagisca con l'ambiente. E questo contenitore è appunto la cellula dove abbiamo delle membrane e dove c'è un rapporto con l'esterno e si ha un ingresso di sostanze, di energie e un rilascio di altre sostanze. Sulla Terra siamo fatti tutti alla stessa maniera, sia un batterio che una sequoia che una balenota razzurra, e noi compresi nel mezzo, abbiamo tutti fatti di cellule e non solo, di base gli stessi processi vitali sono uguali per tutti. Noi abbiamo un DNA che è composto da diverse nucleotidi che sono uguali a quelli di questo signore qua e di questa signora qua. Le cellule di questa balenottera hanno un metabolismo simile al nostro. Anche loro hanno 20 amminoacidi. Come noi, sono tutti gli stessi. Praticamente, con poche sostanze si riesce a dar vita a un insieme variegato di forme come le vediamo sul nostro pianeta. Qui adesso, giusto per dare un'idea, qui c'è un elenco dei 10 elementi più comuni nell'universo e stranamente, non stranamente no, perché abbiamo l'idrogeno che fa parte del nostro organismo, l'ossigeno, il carbonio, l'azoto e lo zolfo, che sono la base col fosforo, che qui non c'è, l'unico elemento che è in minoranza è il fosforo, che però è basilare per la vita. Poi per la vita ci sono altri intracci, altri elementi come il magnesio, il ferro, il manganese o il calcio o il potassio. Però tutti sono quelli base, questa è la tavola degli elementi, noi abbiamo idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. Con questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi componiamo tutte le forme di vita che esistono sul nostro pianeta. Si combinano tra di loro in un certo modo, chi la fa da padrone, diciamo che dirige l'opera è il carbonio, perché ha delle caratteristiche particolari che riesce a legarsi in un certo modo, senza adesso entrare nei particolari, diciamo che è vero che si parla di chimica organica, organica inteso perché le prime volte sono resi conto che era il carbonio che esisteva e è quello che la fa da padrone. Però tutti gli altri, solo questi non c'entrano niente, questi sono intracce, no? Questi sono intracce e sono basilari, ma
sono basilari per il metabolismo, non per la struttura della cellula. Quei cinque lì danno vita al RNA, al DNA, agli amminoacidi, che in natura amminoacidi ne esistono centinaia, però noi, e quando dico noi intendo la vita sul nostro pianeta, nelle nostre strutture per creare le nostre proteine ne usiamo 20. Ne usiamo 20 e sono tutti con una certa caratteristica, senza andare troppo nel dettaglio, che hanno una caratteristica che è uguale per tutti, che sono degli enantiomeri diciamo, che hanno un orientamento a sinistra di questa parte qua, che è la parte diversa, questa è la parte base di tutti gli amminoacidi, e come vedete c'è l'azoto, l'idrogeno, carbonio, ossigeno e basta. Con questi noi facciamo proteine complicatissime. È un po' come dire, abbiamo il ricettario, che è il DNA. DNA, ricettario, poi abbiamo un sacco di amminoacidi, ne abbiamo sostanzialmente ne abbiamo 20, no? Con questi amminoacidi facciamo la ricetta, facciamo quello che sembra un tiramisù. Il cuoco è l'RNA, è quello che legge la ricetta, prende tutti gli amminoacidi, tutti gli ingredienti della torta, li mette insieme e fa questa torta. Diciamo che è un po' semplicistica la cosa, però funziona così. Praticamente noi abbiamo un DNA che è detentore della conoscenza, che trasmette a questo signore qua, che è l'RNA, che va a prendersi tutti i vari amminoacidi e che va poi a comporre delle proteine complicatissime. Ripeto, questo avviene sul pianeta per tutti gli esseri viventi del nostro pianeta, che si ritrovano a partire da un predecessore che, come gli americani amano tutti gli acronimi, si chiama LUCA, che vuol dire l'ultimo, the last universal, come cavolo è? The last universal, grazie, common ancestor. E da questo si differenziano tutti le forme di vita che conosciamo adesso noi, no? Però per far questo ci è voluto del tempo, e a volte le rappresentazioni delle scale del tempo sono falsate, ci danno un'idea sbagliata. Noi guardiamo qua e pensiamo che, cavolo, vedi, guarda qui quanti che belli che sono, guarda tutti questi animali, guarda quanto tempo è che sono sulla Terra. Ecco, non è vero. Perché la vita nasce più o meno qua, subito dopo l'ultimo grande, diciamo, bombardamento di meteoriti, il bombardamento tardivo. Praticamente subito dopo noi abbiamo conoscenza di forme di vita, può darsi che sia nata prima, e in ogni caso prima ci sono stati dei tentativi, chissà quante volte è partita, poi non ce l'ha fatta, poi altre combinazioni. Poi partiamo da queste, subito, praticamente quasi dopo, perché 300 milioni di anni dopo, noi abbiamo già i primi organismi fotosintetici. E da qui parte poi tutta una catena di attività che però in ogni caso vedono animali, esseri unicellulari, esseri unicellulari per miliardi di anni. Dobbiamo arrivare qua per incominciare a vedere i primi pluricellulari, i primi eucarioti, che sono quelli già più evoluti come esseri unicellulari, che daranno vita poi a forme di vita più complicate,
I nostri amici dinosauri, di cui ci riempiamo la bocca, sono qua. Sono un pezzettino qua così e fine. Però per miliardi di anni la vita sul nostro pianeta è stata unicellulare. E ha subito un sacco di problemi, cioè è riuscita a sopravvivere a condizioni tremende, una per tutte. A un certo punto questi signori che fanno la fotosintesi sono i primi inquinanti del pianeta. L'ossigeno, che prima esisteva però era legato, e comincia a uscire da questi animali che fanno la fotosintesi perché è un elemento di scarto. Loro prendono l'acqua, fanno la fotosintesi, si tengono l'idrogeno per fare determinate attività, per utilizzare gli elettroni e rilasciano l'ossigeno. Finché l'ossigeno esce fuori, lui è molto reattivo, trova da attaccarsi da quelle parti e per un sacco di tempo, guardate da qua a qua, più di un miliardo di anni, non succede niente. Quando poi l'ossigeno si è attaccato a tutto il ferro che esisteva in giro, ha incominciato a fare legami vari e ha modificato le rocce che esistevano sul pianeta, che erano abbastanza uniformi, ci siamo trovati che tutti gli animali che vivevano senza ossigeno, perché non dimentichiamo che l'atmosfera primordiale era senza ossigeno. Questi sono trovati che l'ossigeno li uccideva e abbiamo avuto una grande catastrofe qua, cioè nonostante, proprio grazie a quel discorso che noi ci riproduciamo ma non esattamente uguali, le cellule si riproducono ma non esattamente uguali a se stesse, sono riusciti non solo alcuni a sopravvivere, ma a utilizzare questo ossigeno per migliorare il loro metabolismo. E grazie a questo abbiamo potuto avere poi in seguito forme di vita più complesse, perché altrimenti le reazioni chimiche che avvenivano nei batteri primordiali, nelle archee e nei batteri primordiali, davano sì dell'energia, ma non sufficiente come quella che può dare l'ossigeno. Pertanto, già un'idea è quella. La vita sul nostro pianeta è nata praticamente subito. Il che vuol dire che certe reazioni avvengono naturalmente, poi a botta di fortuna ha proseguito, perché poteva benissimo estinguersi o qua, o subito qua, oppure anche qua. E in ogni caso ha passato periodi durissimi. Qua c'è stata una grandissima glaciazione. E no, io adesso ho messo solamente due punti particolari, ma se andiamo a guardare solamente alla fine, qua, in questo periodo qua, che a noi sembra grandissimo, ma guardate rispetto a tutta la vita del pianeta, qui abbiamo avuto almeno cinque grossissime estinzioni di massa. La vita ha proseguito costantemente. Allora, e queste sono le tracce fossili. Questi sono stromatoliti, che sono i primi fossili dati proprio dai primi fotosintetici. E qui sono delle tracce di batteri ancestrali, anche questi, molto antichi. Legato proprio a questo, noi pensavamo. Per anni abbiamo pensato che la vita potesse esistere entro determinati binari, no? Pochi gradi sotto lo zero, massimo 350 gradi proprio appeso, e poi in condizioni dove c'era l'ossigeno, dove c'era qui, dove c'era là, tutto perfetto, con dei pH molto vicini al neutro. Ci siamo accorti invece poi, intorno agli anni 70, sono stati scoperti delle nicchie dove vivevano degli esseri che impensabili, in condizioni impensabili, con pressioni enormi, e alcuni in condizioni anossiche, senza ossigeno, con temperature tremende.
Allora ci siamo resi conto che in ogni caso la vita è riuscita ad adattarsi a diversi scenari. Questo è un cammino di termale dove le prime forme di vita legate a questi cammini sono state trovate in un cammino idrotermale alle Galapagos. Si sono trovati in zone acide, in zone saline, in zone ghiacciate. Nelle rocce, hanno trovato forme di vita nelle rocce. Allora, gli astrobiologi si sono detti, vuol dire che qualcosa può essere anche al di là di una condizione ottimale come quella che è la nostra. Perché noi diciamo che è ottimale perché noi ci siamo adattati in miliardi di anni a vivere in questa condizione. Non solo, siamo cresciuti con questa condizione, prima non esisteva e la vita e il pianeta. C'è stato un rapporto costante di modifica che ci ha permesso, noi ci sta benissimo, qua si respira, è tutto tranquillo, ma perché facciamo la fotografia a oggi e noi siamo il frutto di miliardi di anni di evoluzione, noi come i batteri che sono sulla nostra pelle, è tutta gente che ce l'ha fatta, ma perché ce l'hanno fatta i nostri antenati, ma milioni di specie si sono estinte, milioni di specie non sono neanche mai partite perché condizioni particolari non ce l'hanno fatta. Cioè, nonostante abbiamo la vita un po' in tutti gli ambienti. Allora, che vuol dire che qui abbiamo un bel taglio, che qui ci avevo scritto qualcosa nel sistema solare, però questo si è tagliato, non lo capisco. Andiamo a vedere la vita se esiste da qualche altra parte. Il primo, ovviamente, è lui, è Marte, perché Marte è il nostro pianeta di riferimento, gli omini verdi da dove vengono, se non da Marte. Purtroppo Marte oggi si trova in una situazione dove la vita, come la vediamo noi belli tranquilli, qua non ce la farebbe. Abbiamo delle temperature che sono appunto questo range, una pressione atmosferica che è questa che frega tantissimo perché è bassissima. Pensate, noi abbiamo 101 kPa e loro, Marte 0,7, 0,9 nelle fosse più profonde. Un'atmosfera che è 95% di CO2, però un'atmosfera molto rarefatta. Non ha campo magnetico e pertanto è bombardato in una maniera per noi impensabile per le forme di vita che conosciamo. Come vedete, oltretutto la superficie ci sono fortissimi ossidanti, no? Le radiazioni colpiscono e, no, e l'acqua allo stato liquido in superficie non esiste. Non può esistere perché passa sublima dal solido alla riforma, perché non c'è pressione sufficiente per mantenerla allo stato liquido. Questo in superficie. Potrebbe essere che sotto la superficie del pianeta le cose siano un po' diverse, perché come da noi abbiamo trovato nelle miniere, abbiamo trovato dei batteri che vivono in certe condizioni, potrebbe essere successa una cosa del genere, perlomeno se si è formata la vita in certe condizioni che adesso vediamo, poi potrebbe aver avuto la possibilità di trasferirsi in zone non soggette soprattutto alle radiazioni, perché le cellule hanno dei grossi problemi con le radiazioni. Basta un piccolo strato di terreno che le radiazioni vengono annullate. Perché Marte, alla fine dell'eone marziano noachiano, aveva una condizione, si pensa, simile a quella che c'era sulla Terra nell'archeano, dove esisteva un'atmosfera di un certo tipo, non importa perché abbiamo visto che l'ossigeno non è basilare per la vita. Noi pensiamo che sia l'ossigeno, senza ossigeno si muore, no, anzi, in certe condizioni l'ossigeno non va bene per la vita. Perciò una certa atmosfera che aveva una spessore di un certo tipo, pertanto una pressione di un certo tipo che permetteva l'esistenza dell'acqua allo stato liquido in superficie. Tanto è vero che in questo eone qua, qui abbiamo
condizioni simili a quelle della Terra, abbiamo la presenza di un campo magnetico, perché esisteva ancora un campo magnetico, una forte attività vulcanica e la presenza di acqua superficiale. Poi, pian piano, andando in questo ultimo eone, che è quello più lungo che conosciamo su Marte, man mano il campo magnetico finisce, a quel punto lì l'atmosfera viene, il vento solare manda via l'atmosfera e incomincia una saltuaria presenza di acqua in superficie. Diciamo che più o meno qua, poi dopo inizia le condizioni in cui conosciamo Marte adesso. Però se andiamo a paragonare com'era la Terra che abbiamo visto prima e sovrapponiamo gli ioni marziani, possiamo vedere che nello stesso periodo nasce la Terra, nasce la vita sulla Terra. Lo stesso bombardamento l'abbiamo avuto noi, l'ha avuto Marte, l'ha avuto anche Venere. Venere poteva essere un altro che ora purtroppo non possiamo più saperlo, però potrebbe essere che durante questi primi 500 milioni di anni dei pianeti, le condizioni fossero più o meno simili, Venere, Terra e Marte. Oltretutto, Venere sì, vicino al Sole, però all'epoca il Sole aveva una radiazione inferiore di quella che è adesso, pertanto poteva essere un altro papabile. Però tornando a Marte, vediamo che potremmo aver avuto una finestra simile a quella del nostro pianeta. Arrivati qua, incomincia ad andare via tutto, però noi arriviamo qua che noi abbiamo avuto la fotosintesi. Può darsi che l'ipotetica vita su Marte non sia nata la fotosintesi, perché non è detto che tutti gli esseri viventi passino gli stessi stadi. Come diceva il famoso paleontologo Gould, Stephen Jay Gould, se noi facciamo tornare indietro il film della vita e lo ripartiamo, senz'altro non sarà uguale, perché ci sono tantissime condizioni di contorno che vanno a condizionare le sequenze. Però, teoricamente, noi potremmo aver avuto una finestra qua uguale a quella del nostro pianeta. Ed è lì che le varie missioni spaziali vanno a cercare di capire. Guarda, no, ho evitato di mettere tutte le già decine di missioni che sono state su Marte, evidenzio solamente queste, che sono quelle che più ci avvicineranno a una risposta. Il rover Perseverance, che attualmente è sul pianeta, che ha raccolto delle rocce marziane, le ha messe in determinati contenitori in attesa di essere prelevate e portate poi riportate sulla Terra da questa missione Mars Sample Return, con lancio previsto nel 2027. Questa sarebbe una condizione ottimale per noi, perché potremmo studiare queste rocce con la strumentazione a terra, qui sul nostro pianeta, e poterle proprio spogliare completamente, cioè, e capire cosa sono, come si sono formate, e se contengono delle tracce fossili o attuali di vita. Perché, nonostante quasi senz'altro, se è vissuta, se c'è stata la vita, ci possono essere delle tracce fossili. Se è tuttora esistente, questa missione, purtroppo per il momento ferma per le situazioni geopolitiche, perché era una missione europea, russa e in piccola parte degli americani, ma era soprattutto una missione europea con i lanci da Baikonur e con alcuna strumentazione russa. Questa missione avrebbe, spero in futuro che riparta, però perforava, il progetto è perforare la superficie marziana fino a 1,5 metri, può arrivare fino a 2 metri, credo, la sonda, e analizzare i campioni. A quel punto lì, oltretutto, ha una mobilità notevole, si può muovere in un giorno qualche centinaio di metri, pertanto non è poco,
potremmo campionare diverse zone. Ora adesso non so se avevano già trovato, penso di sì, la zona di atterraggio, però noi potremmo veramente andare a vedere se nel sottosuolo c'è vita. Sappiamo per certo oramai che l'acqua esiste nel sottosuolo, ci sono dei grossi laghi sotterranei, pertanto lì potrebbe essersi non solo sviluppata, ma essersi andata a riparare la vita che eventualmente era sul pianeta. Pertanto è tutto, Marte è ancora tutto da scoprire. Tenendo a mente come si è formata la vita sul nostro pianeta, che è stata una cosa abbastanza rapida, può darsi che sia successo anche visto che le condizioni erano più o meno le stesse. Però a un certo punto ci si è resi conto, soprattutto con le sonde Galileo e Cassini, che non esistono solo i pianeti come possibili ospiti di vita, esistono anche determinate lune naturali degli altri pianeti che potrebbero avere le condizioni adatte. E ovviamente i più papabili sono Europa e Ganimede, che sono due satelliti di Giove. Tutti e due hanno una superficie ghiacciata, un ghiaccio in superficie, e si pensa, anzi è quasi certo oramai, che ci sia un oceano salato al di sotto. E noi sappiamo che la vita non ha bisogno abbiamo detto, dell'ossigeno, non ha neanche bisogno della luce. Se non fa fotosintesi, la luce non ci interessa. Se fa fotosintesi, ha bisogno di luce, è un altro discorso. Ma in queste condizioni qua, nel buio più totale, l'energia la prende dal pianeta, dal corpo stesso. Qui ci sono delle forti maree causate dalla presenza di Giove che mantengono caldo il nucleo dei satelliti e pertanto la possibile esistenza, anzi quasi certa, di una zona di oceani sotto lo strato di ghiaccio. Si pensa che l'acqua che c'è su Europa supera notevolmente tutti gli oceani del nostro pianeta, pertanto abbiamo delle profondità notevoli e si è visto che come per Encelado ci sono i ghiacci si muovono e ci sono dei geyser di acqua, pertanto c'è una circolazione e una circolazione vuol dire che c'è un'attività di un certo tipo all'interno. E allora si è pensato, questa Juno credo che sia già attiva, è stata prolungata anche la sua permanenza per andare a fare degli altri passaggi tra Ganimede e Europa. Io lasciamolo perdere perché io sapete benissimo che è un vulcano unico, però di far fare dei passaggi ravvicinati per studiare più da vicino le superfici. Questo è interessante, JUICE, che data prevista 2031, è progettata proprio per fare 3 anni da raccogliere dati su Giove e le lune ghiacciate, Ganimede, Callisto e Europa. E qui potremmo avere dei determinati risultati. Ora, purtroppo è allo studio la possibilità di mandare delle sonde proprio sopra il corpo celeste e andare a fare dei carotaggi proprio nel ghiaccio. Però al momento già vedete che le date sono lunghe, però è un qualcosa di interessante. Europa Clipper, che anche questo è prevista la data di lancio ottobre, speriamo bene, e farà 45 sorvoli di Europa a queste distanze, a 25 km minimo sulla superficie, vuol dire c'era lì con gli strumenti che ci sono, è come andare a guardare cosa sta mangiando uno nel piatto, no? E pertanto anche Europa Clipper potrebbe darci informazioni non male sulla possibilità dell'esistenza di vita. È ovvio che sono tutte informazioni indirette,
l'unica che potrà darci le informazioni dirette è la missione di Mars Return, quando riporterà sulla Terra i campioni marziani. E anche lì il rischio è quello di inquinare i campioni. Il rischio di inquinarli sia nella raccolta che poi nella manipolazione, perché vai a capire se ho trovato la bestiola, vai a capire se la bestiola è nostra o di Marte. Perché noi non sappiamo se anche su Marte, ad esempio, c'è una sequenza di aminoacidi uguale alla nostra. E noi, se troviamo uguale alla nostra, possiamo dire o è nostro o è di Marte. Pertanto, sono molto attenti gli scienziati a fare dei protocolli molto stretti sulla sterilizzazione di tutti questi mezzi. Tant'è vero che, ad esempio, per non inquinare, sapete benissimo tutti che, ad esempio, Cassini, per non inquinare, rischiare di inquinare qualcosa, è stato lanciato poi a morire dentro Saturno, e tanti saluti al Pifero. Lo stesso Galileo è finito poi dentro Giove, in modo da essere tranquilli che non andava a cadere su una luna, e poi noi dopo un po' andavamo lì e dicevamo: c'è vita qua, c'è vita. Titano, e andiamo già più distanti, andiamo su Saturno. Titano è un ambiente molto, diciamo, esotico, molto più esotico di quello che finora pensavamo. Cassini, con poi la sonda Juven, che è andata e atterrata su Titano, ci ha rivelato che, poi dopo con Hubble si è visto meglio, che ha un'atmosfera densissima, credo sia 4 volte l'atmosfera nostra di densità, con 95% di azoto e idrocarburi, soprattutto metano e etano, che ha le temperature di titano, che sono temperature molto, molto, molto basse. Il metano può esistere allo stato liquido. Stato liquido dove si è visto, si è rivelato un ciclo che è come il ciclo dell'acqua che avviene sulla Terra, cioè evaporazione di metano, condensazione, ricaduta e formazione di laghi anche. E l'atmosfera è in condizioni molto più fredde, simile a quella che potrebbe essere l'atmosfera del nostro pianeta agli esordi. E allora è un satellite. Dico pianeta perché è più grosso di Mercurio, comunque è un satellite che potrebbe dare delle sorprese. Tant'è vero che è prevista una missione che si chiama Dragonfly, anche questa ha previsto il lancio nel 2027, arrivo nel 34, si sono persi minimo 30 anni dopo le battaglie, che arrivo prima io sulla Luna, cioè tutti noi giovani ragazzi speravamo che la ricerca spaziale andasse avanti, poi si sono seduti e hanno aspettato fino adesso che divento vecchio e questi incominciano a mandare delle cose interessanti in giro. Questo robottino qua che vola con quattro ali, che dire, andrà in giro per Titano a raccogliere informazioni. E potrebbe darci delle informazioni non male, notevoli. È tutto da vedere, però è molto interessante. Questo signore qua, che è stato il primo che ci ha detto: ma cavoli, è tutto ghiacciato e c'ha questi geyser, e la sonda ha guardato bene Cassini e ha visto che c'era vapore acqueo, era geyser d'acqua, dove possibilmente c'erano delle molecole organiche. Nessuno ha pensato di fare ancora una missione. C'è uno studio di un gruppo privato, no, che valutano la possibilità di vita su Encelado. La NASA fornirà revisori esperti, feedback, cioè è un pourparler che ancora chissà quando verrà messo in piedi. Se pensiamo a quelle le missioni che sono già programmate, parliamo del 2030, passa, questa chissà, andremo
a metà secolo. Comunque, anche lui potrebbe darci delle belle informazioni, sempre che la vita abbia avuto la possibilità di partire, perché non è detto che avere una situazione ottimale, non è detto che ci sia la vita dentro, però si spera. Nel cosmo, oltre il sistema solare, ecco qua andiamo ulteriormente sull'indiretto, perché incominciamo a avere distanze che senz'altro noi, con la nostra tecnologia e con la fisica che conosciamo adesso, noi non potremo mai raggiungere quelle località così esotiche. Primo esopianeta che però ha dato l'apertura a dire ragazzi, mia, allora è vero che esistono gli altri pianeti intorno a altre stelle. È stato 51 Pegasi B, cioè 50 anni luce, questa è una foto della stella Pegasi, 51 Pegasi, e qui intorno c'è questo pianeta che è, credo sia 2 volte Giove, che comunque è stato il primo a essere stato scoperto. Dopodiché si è aperto un mondo, Kepler, conosciamo tutti, beh, è stato un grande satellite, lui ne ha scoperti fino al 2006, adesso siamo oltre i 5.000 e tutti i giorni, sia da terra che dallo spazio, troviamo satelliti, pianeti nuovi. Tanto è vero che oramai è stimato che ci sono miliardi di pianeti nella galassia. E miliardi di pianeti non vuol dire che tutti i miliardi di pianeti siano abitabili, però ragazzi, qualcuno ci sarà pure. Adesso la mia sola, speranza. Però cosa si fa per un esopianeta? Non è che gli mando una sonda, non è che neanche cosa. Si cercano quelle che appunto si chiamano biofirme, che possono essere biofirme su Marte, ci potrebbero essere biofirme fisiche da vedere. In questo caso noi andiamo a vedere l'atmosfera del pianeta. L'atmosfera del pianeta, avessimo la botta di fortuna, perché qui si parla di ossigeno, ozono, ma l'ossigeno e l'ozono, se non hai avuto la fotosintesi, non è detto che potrebbe esserci la vita, ma non esserci l'ossigeno. Però se noi trovassimo dell'ossigeno, dell'ozono, siccome l'ossigeno molecolare non dura tanto, noi si va a legare o viene spazzato via? Se noi troviamo, come anche non so se qui c'è il metano, che è un altro gas associato alla biologia, il metano molto più, direi, dell'ossigeno, perché il metano possiamo averlo prodotto sia da organismi che utilizzano l'ossigeno, da organismi che non utilizzano l'ossigeno. Durano pochissimo in atmosfera. Tanto è vero che il metano che si troviamo su Marte, ci si domanda, potrebbe essere un metano rilasciato in atmosfera da forme di vita? Noi, quando si parla di inquinamento del metano, noi pensiamo alle vacche nostre che rilasciano metri cubi di metano perché i propri microrganismi che hanno nello stomaco, loro poveracci, nel loro metabolismo poi mollano metano. La stessa cosa può accadere su altri pianeti, anche se sia il metano che l'ossigeno possono essere non di origine, diciamo, vitale, potrebbero essere reazioni che avvengono in maniera diversa, però 90 su 100 noi potremmo avere condizioni di questo tipo. E allora si va a cercare l'anidride carbonica è già stata vista, l'acqua anche, a vedere se ci sono tracce di questi elementi con la spettrografia. Il primo che Carl Sagan, penso che tutti gli appassionati di astronomia lo conoscono, è stato un grande sia divulgatore che astronomo. Quando è partita la missione Galileo, ha chiesto di poter fare un esperimento. Lui dice:
deve vedere se un pianeta rilascia qualcosa, se c'è vita. Utilizziamo la Terra per, come parametro, no? Sappiamo che la vita c'è sulla Terra, vediamo cosa vediamo. Nel primo passaggio di fionda del satellite, prima di arrivare in orbita a Giove, è stato fatto questo esperimento, lui poi ha pubblicato, e si è trovato un forte assorbimento di luce nell'estremità rossa dello spettro, particolarmente sui continenti, a causa dell'assorbimento della clorofilla durante la fotosintesi delle piante, assorbimento dello spettro dell'ossigeno molecolare come risultato dell'attività delle piante, assorbimento dello spettro dell'infrarosso provocato dal metano in quantità una micromole per mole. Trasmissioni di onde radio, beh, questo perché ovviamente ci parlavamo alla televisione, alla radio, però tolto questa che è la parte che sarebbe il massimo, no? Trovare gente che la pensa, non che la pensi come noi, che però sia intelligente, spero non come noi. Qui lui ha visto, uno dice, se qualcuno guarda lo spettro della Terra, dell'atmosfera della Terra, dice, questa qui c'è vita. Però tutte queste cose perché noi abbiamo la fotosintesi. Se non c'è fotosintesi non abbiamo tutto questo ossigeno, e il metano invece potrebbe esserci. E allora tutti questi signori qua, Hubble che adesso è andato in pensione, James Webb che ha preso il posto, come tutti questi che sono adesso il TSE, si curano di guardare gli esopianeti, non tanto scoprirli, ma anche quelli già scoperti, e andare a cercare di leggere l'atmosfera. Questo signore qua sarà proprio dedicato a queste cose, e qui c'è uno studio che purtroppo è ancora in fase di studio, però abbastanza avanzato, di un sistema di cinque satelliti in un L2, nell'Angriano 2, vicino a James Webb, in modo che sia posizionato in quella posizione lì, che potrebbe riuscire a vedere atmosfere di esopianeti che al momento noi non riusciamo a leggere. E questo speriamo che parta presto, perché anche questo è una cosa, come vedete c'è proprio adesso la tendenza a cercare la vita in giro. È ovvio che il giorno che questo signore, con tutti i suoi specchi, tutte le sue apparecchiature, troverà qualcosa, rimarrà sempre il punto interrogativo: è dato da forme di vita o è una cosa naturale del pianeta l'essere in queste condizioni qua, con questi gas che ci sono in atmosfera? Non si sa. Da Terra, sia radiotelescopi che questi sono già in funzione, e poi ci saranno altri in attuazione, perché questo è abbastanza nel 2029. Sia questo che questo, sono tutti, questo qua è un problema perché le popolazioni locali, siccome questa montagna è sacra, avevano già dato benestare per un altro radio, non so se era un radiotelescopio o un telescopio normale sul monte, però adesso far mettere questo bestione qua, incominciano ad avere dei problemi, perché è una montagna sacra, e allora stanno cercando di convincere le popolazioni locali a dargli il permesso, che tutto sommato le divinità non dovrebbero risentirne più di tanto. Speriamo bene. E poi c'è questo qua, che anche lui pensate che proprio l'ELTE ha una capacità maggiore di quella che c'ha il James Webb nello spazio. E lui deve attraversare l'atmosfera terrestre. Pertanto ci darà delle soddisfazioni. C'è un indice di potenziale abitabilità, sono l'indice ESI, no? Earth Similarity Index. È un indice che è stato
creato per avere una similarità, la Terra ovviamente uno, di condizioni di temperatura, di zona abitabile intorno alla stella, delle condizioni della stella più o meno, per dire abitabile, simile alla Terra o meno. Non è detto che sia direttamente correlato con l'abitabilità. Noi vediamo appunto Marte 0,64, la Terra 1 e tutti questi pianeti di altri mondi hanno bene o male condizioni molto vicine a quelle della Terra. Questo qua, che è T Garden B, è una stella circa, credo sia 12 anni luce dalla Terra, è abbastanza recente, questo è 0,95, quello è quello più simile come similarità, seguendo determinati parametri, alla Terra. Non è detto che si sia sviluppata la vita o che ci sia la vita, perché è intorno a una nana rossa che ha parecchi, credo abbia più di 8 miliardi di anni. È abbastanza stabile come stella, non è come Prossima Centauri che ogni tanto dà di matto e tanti saluti al Pifano. Questa è abbastanza stabile e ovviamente c'è sempre la speranza, è sempre l'ultima a morire. Gli scienziati hanno delle mire su questo pianeta. Per concludere, quello che abbiamo capito è che molto probabilmente la vita in determinate condizioni si può creare abbastanza facilmente. Praticamente è un aggregato di sostanze chimiche che incominciano a interagire tra di loro e incominciano a duplicarsi e via. Praticamente potrebbe essere una cosa abbastanza comune, più di quello che noi possiamo pensare. Però ci sono condizioni al contorno che possono condizionare notevolmente. La vita può essere partita, poi fermarsi, oppure come da noi che abbiamo avuto la fortuna che non si è mai fermata. È partita, ha incominciato a diversificarsi e andare avanti. Certo che se trovassimo tracce di vita, non dico odierna, ma anche passata nel sistema solare, avremmo già la possibilità di dire, beh, su un sistema solare abbiamo due volte la vita si è presentata sul nostro pianeta, su quell'altro posto che troviamo, vuol dire che è abbastanza comune nell'universo. Da un punto di vista probabilistico. Sì, perché abbiamo miliardi di pianeti e non solo miliardi di pianeti, ma miliardi di pianeti che possono avere delle caratteristiche simili alla Terra, anche se sono meno di quello che pensavamo, perché la maggioranza dei pianeti sono leggermente, quelli che sono simili alla Terra, leggermente più grandi del nostro pianeta. Con questo io spero di non aver annoiato troppo, cercate di non essere né troppo diciamo tecnico e troppo banale, spero di aver trovato un equilibrio e vi ringrazio per questa lungosa qua. Se c'è qualche domanda, qualche cosa che qualcuno ha, c'è andato bene. Io vorrei fare una domanda, posso? Sì, La ricerca della vita per come la conosciamo noi sul nostro pianeta, nell'universo, ma intesa anche come esseri estremofili, quindi anche esseri viventi che vivono in condizioni vicino alle fumarole o cose di questo genere, quindi non solo diciamo, in pianeti simili come atmosfera del nostro pianeta, diciamo. no, no. Non, le condizioni di avere simili al nostro pianeta sono un di più. Diciamo, è la base di partenza per individuare, diciamo, quel determinato. Non Non è è detto. detto, se durante il percorso becchiamo qualcuno simile a noi, possiamo andare a dire, ma vediamo se si è sviluppata come da noi. Ma altrimenti abbiamo visto che la vita sul nostro pianeta può svilupparsi in condizioni
completamente estreme l'una dall'altra, pertanto la cosa senz'altro può essere valida dalle altre parti. Certo, la ricerca che fanno non è mirata a trovare qualcosa che è uguale a noi, no, no, assolutamente no. È ovvio che se uno trova un pianeta che ha ossigeno nell'atmosfera, metano in atmosfera, acqua allo stato liquido, una temperatura media simile alla nostra, comincia a dire. È quasi certo che lì ci sia qualcosa. C'è una forma di vita simile, però anche lì noi leghiamo tutto alla fotosintesi, cioè noi viviamo grazie alla fotosintesi, senza la fotosintesi è tutto di grosso. Perché diciamo la nostra stella emette quel determinato. No, perché i nostri antenati, quelli che si chiamano cianobatteri primordiali, sono riusciti a prendere queste molecole di clorofilla che riescono con un certo processo a utilizzare la luce come energia, come forma di energia, l'anidride carbonica e l'acqua per formare degli zuccheri. E sono gli stessi zuccheri che noi utilizziamo. Cioè la cosa bella è che sono nutri semplicissimi. Parliamo di glucosio, uno zucchero a 6 atomi di carbonio, che viene formato dalla fotosintesi. Prendiamo la pianta, no? Sì. La pianta cosa fa? C'è l'anidride carbonica nell'aria, si prende la sua anidride carbonica, c'è l'acqua alle radici, prende l'acqua, deve fare una reazione, ha bisogno di energia, c'è la luce del sole che. Grazie, adesso lo faccio molto semplice, certo. Sono passaggi molto complicati. A queste molecole che si chiamano di clorofilla, utilizza l'energia, mira l'energia a scindere l'acqua, butta via l'ossigeno che non gli serve, prende l'idrogeno, lega l'ossigeno del CO2 all'idrogeno e al carbonio e forma questi benedetti zuccheri. No? Che cosa gli servono questi zuccheri? Questi zuccheri gli servono poi per, con un processo esattamente inverso, li scinde, rilasciano energia, perché gli hanno dato energia, hanno accumulato energia, li scinde, rilasciano energia e questa energia viene immagazzinata in delle molecole che si chiamano ATP, che sono praticamente le batterie che utilizzano tutti gli esseri viventi, sia quelli autotrofi, quelli eterotrofi, quelli i procarioti, gli eucarioti, usiamo tutti questi ATP, vuol dire che una molecola che è nata all'inizio della vita, praticamente è stata una molecola che è stata utilizzata subito ed è quella che utilizziamo in tutti i nostri processi metabolici. Sarebbe la adenosintrifosfato. Ok. E un'altra domanda. Invece il fosforo che viene utilizzato. Nel caso riuscissimo a trovare qualcosa, un batterio, un qualunque essere vivente, e lo riuscissimo a portare poi sul nostro pianeta per l'analisi, per avere la sicurezza che questi batteri sconosciuti sul nostro pianeta non facciano danni, no? C'è un sistema di sicurezza, una procedura? Che non scappi il virus che poi scoppi un'altra pandemia. Sarebbe abbastanza difficile così, perché se non hanno un metabolismo simile al nostro... Non sopravvivono. No, possono sopravvivere, ma non interagiamo. Cioè, io posso avere, il problema è quello, capire se il metabolismo e la composizione simile alla nostra, se è diverso non dovrebbero creare problemi perché non ci parliamo, noi non riusciamo a digerire loro non digeriscono noi non abbiamo nessun rapporto. Se invece ha una cosa abbastanza simile, allora diventa problematico, però in ogni caso ci sono degli standard molto molto severi per la gestione di queste cose. Pensa solo che quando hanno portato giù le rocce lunari, le
rocce lunari sono state gestite in un certo modo che era già un po', noi vediamo adesso un po' alla Carlona, però sono state gestite bene. E anche lì, ad esempio, c'era, credo, una sonda che era stata mandata sulla Luna, adesso non mi sfugge il nome, comunque era rimasta con dei batteri terrestri. Ah. Apollo 13, 12, Apollo 12 l'ha riportata sulla Terra, e questi batteri saranno ripresi a vivere. Era stato Copernicus, una cosa del genere. 31 mesi dallo spazio. E hanno sopportato radiazioni, tutto. Mancanza di ossigeno. Tutto. L'ossigeno, ripeto, è l'ultima cosa. Sì, è la cosa meno. Però le radiazioni. Penso che ci sono dei microrganismi che alcuni sono obbligati, no? Appena hanno una molecola di ossigeno si lascia la pelle. Altri invece possono, a seconda delle condizioni, passare dalla condizione a utilizzare l'ossigeno o non utilizzarlo, no? Quindi tutti gli adattamenti. Altri invece senza ossigeno muoiono, senza ossigeno dobbiamo. Perché? Quel discorso del scindere gli zuccheri per ottenere energia, poi noi utilizziamo l'ossigeno. Ci sono un sacco di condizioni che sono particolari, e quando poi per legarsi nella ricerca della vita, noi adesso cerchiamo la vita a base di carbonio, per forza, perché ci rendiamo conto che il carbonio è un elemento particolare, riesce a fare legami, catene lunghissime, riesce a legarsi in maniera forte ma non troppo a diversi altri elementi. E tant'è vero che è alla base della nostra vita e senz'altro sarà così in altre situazioni. C'è chi ipotizza vita col silicio. Silicio, intanto per ricominciare, ha un ingombro enorme, molto più del carbonio, pertanto ha difficoltà anche se. Poi lega troppo, ad esempio, l'ossigeno, non riesce a fare delle catene come può fare il carbonio. Il carbonio è proprio è magic wand, fa tutto. Con quattro atomi in mano, perché pensa che tutti gli idrocarburi, abbiamo idrogeno, ossigeno. Con l'idrogeno, l'ossigeno e il carbonio facciamo di tutto. Qualsiasi cosa. No? E pertanto l'idrogeno, l'ossigeno e il carbonio, poi per la vita ci aggiungiamo gli altri e noi viviamo. Da un punto di vista così è molto semplice. Poi dopo con questi diventa complicatissimo perché poi ci sono tutti dei cicli metabolici molto complicati che sono sviluppati nel tempo, che però come base hanno gli stessi processi che avevano gli antenati, che hanno mantenuto sia nei microbi attuali e nei metazoi, nelle piante attuali, gli stessi processi. L'ATP lo usano tutti. Proprio la moneta di scambio generale, il glucosio lo usano tutti. No. Perché? Perché sono stati, diciamo, tra virgolette, inventati all'epoca e sono andati sempre bene. Altre cose sono cambiate, però. Quindi è stata una combinazione fortunata, diciamo così. Questi 20 aminoacidi che abbiamo ce l'hanno tutti quanti. Sì. E sono tutti le ruggiri, cioè hanno tutti sono dei stessi isomeri con un orientamento, tutti uguali. Tutto uguali. Può darsi se trovassimo su un altro. E mentre invece, non so, gli acidi nucleici sono dall'altra parte e sono tutti alla stessa maniera. Gli acidi nucleici sono tutti uguali. Sono quattro per il DNA e quattro per l'RNA. In tutto sono 5 perché RNA ha l'uracile che sostituisce la timina del DNA, ma sono tutti uguali per tutti. Per tutti, per
capisci che è una cosa che dice, ma ragazzi, vuol dire che il nostro Luca, quando è partito, chissà quante milioni di volte ha tentato di partire, e poi quando è partito, si è trovato le cose utilissime. Si pensa a un mondo RNA, dove le prime forme di vita fossero RNA, perché l'RNA è meno stabile del DNA, però riesce a farsi autocatalizzarsi, perché poi i catalizzatori, che sono poi tutti gli enzimi, sono quelli che accelerano, le reazioni, sì. Perché sono tutte reazioni chimiche che hanno una direzione, ma sono molto lunghe senza un catalizzatore. Nascono le proteine enzimatiche, quelli che fanno gli enzimi che catalizzano tutte le reazioni della cellula. E sono tutti somiglianti, cambiano in alcuni punti in qualcosa, però nascono tutte dalla stessa base. Ho capito. È una cosa affascinante. È affascinante molto. Tu dici, trovassimo qualcosa al di là della Terra, sarebbe una scoperta enorme, perché ti si aprirebbe un mondo da un punto di vista biologico, da un punto di vista filosofico, e lascio perdere le religioni, sì. Ma ragazzi, sarebbe il massimo del massimo. Da brivido, veramente. E non parliamo di uomini verdi, no, qui non certo. Parliamo di forme intelligenti, perché come noi, man mano vai avanti nella complessità, è più difficile che esistano, no? Però nella semplicità, che poi è quella che esiste, perché noi pensiamo di governare il mondo, ma ancora adesso chi governa il mondo sono i batteri. I batteri, che hanno una massa nettamente superiore alla nostra. Noi abbiamo 10 volte le cellule del nostro corpo, abbiamo 10 volte i batteri rispetto alle cellule del nostro corpo, e non li vediamo. Pertanto, il giorno che scompare tutto, i batteri continueranno a esserci, fino a quando poi il sole non decide di dare la volta finale, i batteri continueranno a esserci, come ci sono sulla Terra, quasi senz'altro, se è partita questa cosa, ci possono essere altre cose. Certo. E tutto sta a trovarli. Tutto sta a trovarli. Allora, stanno molto attenti, si è stati molto attenti. Il rischio c'è perché è vero che c'è chi dice, queste possono essere anche leggende metropolitane, che la NASA certi siti li consideri quasi papabili per la vita, ma non ha mandato ancora delle sonde perché rischio di inquinamento. Il rischio di inquinamento esiste, cercano di tenerli al massimo, tant'è vero che, come dicevo prima, quelle sonde Galileo li hanno fatte alla fine della loro missione, li hanno volutamente mandate dentro il pianeta, che sono pianeti gassosi, che non c'è problema, entri, la pressione che fa partire, per evitare il rischio di inquinamento delle lune di questi pianeti. Pertanto è molto sentita la cosa, è molto sentita anche perché noi, non sapendo com'è l'altra vita, se c'è altra vita, è un bel problema, perché se è esattamente uguale alla nostra, dobbiamo essere matematicamente sicuri che non siamo noi. Pertanto sì, è una cosa molto sentita, ma il rischio c'è. Quindi non c'è nessuno studio riguardo a una vita su altri pianeti, sì, è quello che si sta cercando. Si sta ancora cercando, cioè non c'è uno studio. No. Finora di certo c'è che la vita c'è sul nostro pianeta, non sappiamo altro. Poi pensiamo che possa esserci altrove, ma finora non abbiamo trovato niente, purtroppo. Finora non è stato... si danno da fare, perché
tutte queste missioni adesso sono tutte focalizzate su quello. Non c'è una missione che non, almeno non sia appropriata, sia qualcosa di biologico con funzioni di assoluto. E lì ci vanno chimici, geologi, un sacco di figure, oltre agli astronomi e ai biologi, che studiano, perché ci si è resi conto che sul nostro pianeta sia il vivente che non vivente sono molto legati, interagiscono molto tra di loro. Sono rocce carbonatiche piuttosto che altre rocce, si dice che sono di origine animale o vegetale. Si trovano degli strati di rocce del genere su Marte, si può presumere che siano di origine animale. È tutto un mondo da scoprire, che è affascinante, dove mentre prima era solo pizziche e bocconi, adesso ci sono corsi universitari di astrobiologia, sia in Italia, che noi siamo sempre un po' indietro. Però ci sono sia in Italia che in altri paesi, formazioni, ci sono istituti che studiano solo astrobiologia, trattando sempre più sentita la cosa. E questa astrobiologia sostanzialmente studia gli astrofili sul nostro pianeta al momento, no? Ha portato anche dei ritorni dalla luce di giorni, come tutte le missioni spaziali di una volta, che hanno riportato poi le loro tecnologie applicate nella vita. Ci sono altre domande? No, dai. Bene, grazie. Bene, grazie. Venerdì prossimo ci dovrebbe essere Andrea Marenco con la storia di Stephen Hawking, come uomo e come scienziato. Siamo alla scienza astronomica tout court, sì. E quindi è interessato. È invitato. Grazie mille, buona serata.